So this is Christmas, and what have you done? Another year over, and you won't just be gone. And so this is Christmas. Bel presepe, all'aperto, come dire, come al solito, come la tradizione qui da Diotti, ma questa passione è proprio così forte, vero? È forte proprio mia personale, ancora da quando ero piccolino col papà, che lo facevamo nella stalla dove c'erano i cavalli, no? Così, e io ho continuato tutti gli anni, e è una tradizione nostra che abbiamo da fare, però mia personale più che altro. Poi adesso ho che la piccolina nipotina... si fa più volentieri, ecco. Poi e per sempre la gioia dei bambini. Le tradizioni vanno mantenute, perché se perdiamo anche quella tradizione qua, il crocefisso lo voglio toglierlo, i presepi, allora Dio, fermato su. E dopo bisogna togliere anche quello, perché sei mai contento. Sì. No, è bello, dai, da allegria, purtroppo dura 10 giorni solo, perché io lo lascerei tutto l'anno. Anzi, lo allargherei tutti i giorni, lo farei di più. E sto pensando di farlo più grande l'anno venturo. Magari con statuine nuove. Sì, tutte statuine nuove, tutto, bisogna trovare la novità, sennò non è più bello. Sennò sempre quella cosa non va bene, via. Ma diciamocelo fra noi, fare presepe è bello, è coinvolgente. Sì, ti coinvolge, perché sembra, è piccolino, però... 10 giorni e 3 uomini a fare sto, mettere in piedi quel presepe qua. Poi io, a me piace, faccio lavorare gli altri io, e io le do la mente, la regia. La regia, sì, quello e basta, sì. Qual è oggi
il significato più, come dire, magari profondo e allo stesso tempo più scontato che si può dare al presepe? Beh, la natività, siamo credenti e che più del Santo Natale che nasce sto Gesù bambino è quella, è una tradizione che è da gioia ai bambini, ecco, domani non ci sono più i piccoli, penso che finisca anche il presepe. Ci saranno sempre dei piccoli, eh? Sì, senz'altro, ci mancherebbe, se no finisce il mondo. Mary, Mary, Merry Christmas. Oh, tired of fetters who stay at home. Grazie di averci chiamato. Per Buon Natale, ormai parliamo del Buon Natale prossimo. Allora ci vedremo l'anno prossimo, senz'altro, magari prima, magari dall'inizio, che lo stiamo facendo, perché lo stiamo già progettando un po' più bello. Benissimo, siamo smaniosi di seguire la nascita del presepe. Perfetto, va bene.